Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Simone.0. Oggi siamo su piante contro zombie. Allora, inserisci il tuo nome. Ovviamente Simo2.0. Ma come? No, il punto non me lo fa metti, che sfiga. Vabbè, avventura. Allora, mo io salto un po'. Allora ragazzi, io adesso salto un po' di cose. Allora ragazzi, ho saltato il tutorial, adesso possiamo cominciare con il gioco vero. Praticamente ragazzi, vedete questi tipo girasoli? Servono per raccogliere le sfere solari, che le sfere solari cascano anche dal cielo e praticamente servono per far crescere piante per difenderti da questi zombie. Ok. Vedi, questa è una spara semi, vedi, guardate, sparo un seme per volta. E poi la ciliegia esplosiva che credo esploda, perché non so se tu dici esplosiva, mo ve la faccio vedere, però costa 150. Allora. E vabbè. Cioè vabbè, sì. Come no? Allora. Uno e dai, però le sfere solari veramente fanno schifo, cioè non me ne capirà una ogni 6 ore. Oh, dai. Ok. Ok. Ragazzi, comunque non... Io, ragazzi, non ci ho mai giocato a sto gioco, quindi non so proprio tutto. Non so proprio tutto. Magari. Oddio, ma sto zombie prima non c'era, è nuovo. Vabbè. Ok. Ah, poi ragazzi, non posso piantare se le piante su questa terra qua. Ci deve per forza essere l'erba. Una sfera solare. Oh, mettila qui che questo è potente. Allora. Allora, non sta andando male, eh? Ragazzi, io farò una serie su sta cosa, perché piante contro zombie è una cosa che particolarmente mi sta piacendo. Ah, poi ho visto anche che ci sta piante contro zombie 2, magari finta alla fine, però ho detto meglio portare una serie prima su piante contro zombie, poi su piante contro zombie 2. Sta arrivando una gigantesca orda di zombie, a cui io resisterò con le mie belle piantine. Infatti ragazzi, il gioco era da non perdere, mi è capitato e allora ho detto vabbè, mo lo installo e magari ci faccio una serie su YouTube. Visto? Ok. Sì, vabbè, guarda, li distruggo subito. Guarda. Sì, questo che è la noce. La noce. Ah, muro di noce blocca gli zombie e protegge le altre piante. Interessante. Allora, adesso abbiamo praticamente tutto. Allora, di girasoli, questi qui, ne dobbiamo piantare. Cioè, ne dobbiamo piantare almeno 3. Però io ragazzi ci faccio tutta questa fila, perché ragazzi non si sa mai. Più girasoli abbiamo, più sfere solari abbiamo. Ah, il muro di noce non lo metto adesso, perché secondo me... Beh, se no ve lo faccio vedere. Ah, ecco che fa. Ok. Dai. E dai. Ah. Oh. Ok.
Boom. Il muro di noce è veramente, ma veramente forte, oh. Boom. Boom. No, vabbè. Guarda. Guarda come vanno giù gli zombie. Allora. Il prossimo. Boom. Ok. Oddio, aspetta. Dai, forza, spara, 6.000 ci sta. Una cosa ingustodita. Ok. Ok, adesso ti sparano, sparano e risparano. Sono terribili le sparasemi. Anche i muri di noce, madonna, ti proteggono. Oddio, me l'hanno distrutto, me l'hanno mangiato. Ah, perché qua praticamente sono piante, sono vegetali, quindi al posto di distruggerle le mangiano. Ah, beh. So piante, ma magari ci sta una pianta velenosa che se lo mangiano, magari se lo mangiano gli zombie, se la mangiano e dopo muoiono, magari è un'ipotesi la mia, non lo so. Allora, oddio, quello zombie va giù, si sì, dovrebbe andare giù, si sì, va giù. Allora Questo, quest'altro. E mo questo. Ecco. Magari adesso ci mettiamo un di noce qua. Due pile e questi. E muro di noce. Muro di roccia! Soltanto che muro di noce, non muro di roccia. Ah, comunque però si ricarica molto lentamente. E questo già è un piccolo problemuccio. Orda finale. Vabbè, ce ne stava solo una. Perché mi dici orda finale? Ce ne stava semplicemente una. Vabbè. Magnati un buon girasole che ti piace tanto. Ok. Ok. Raga, abbiamo sbloccato una pala. Oddio. Oh my god. Pala, consente di estrarre una pianta per sostituirla con un'altra. Da dove vuoi con le cerie allegre Bonduelle? Non me ne importa. Vabbè, in effetti un po' di pubblicità ci doveva stare, no? Salve salve, io sono Dave, noto da tutti il Dave il Pass. Puoi chiamarmi semplicemente Dave il Pass. Ho una sorpresa per te. Prima però dovresti sistemare il tuo prato. Sì. Ah, perché le dovrei levare? Cioè, ok, per quanto riguarda sempre un po' di bullying, ecco perché sono pazzo. Ma che è? Che è sta roba? Ma no, che figata rotola, no. No, ma dai, che figata. No. No, che figata però. Che figata. Sarebbe il bullying soltanto con i muri di noce. Guarda, la piazza d'ore è male questo. Comunque è bellissimo perché pensavo che dovessi difenderti, magari ti uscivano delle piante oltre ai muri di noce, boh, non lo so. Non pensavo ci fosse questa modalità. Ok. Chissà ragazzi se questo gioco è infinito oppure una fine. Non saprei ragazzi.
Perché se è infinito dovrò portare... Non farò una serie, ma secondo me non è infinito. Magari dopo gli zombie si arrendono. Questo perché è rosso? Perché esplode? Ecco perché. Oh vabbè, pazzesco. Pazzescamente figo. Ragazzi, ho ottenuto tipo... No, che è questo? Tubero esplosivo. Spera il contatto, perché non vuole tempo per l'innesco. No, basta pubblicità. Ok. Ci sono nuovi zombie, tipo uno c'ha un'asta. Boh. Metto un casaccio. A casaccio per questa riga. Ok. Ok. Ok ragazzi, lo vediamo, vedete lì il tubero, la penultima fila, vediamo il tubero esplosivo. Ho sprecato per un obiettivo. Ok. Allora, non so però se vi riesco a far vedere tutto, perché ho un limite di tempo. Se faccio un video più di 15 minuti dopo... Ragazzi, dovrei farlo anche di prima, perché altrimenti ci mette tipo uno o due giorni a caricarsi i video se li faccio troppo lunghi. Beh raga, finiamo questo, poi ci vediamo al prossimo video. Ok, non stiamo andando male, non stiamo andando per niente male. Non sei per volta lì. Boom, boom. Dai sì, per questo almeno ce la dovremmo fare. Ok, ok, ok. Allora, il problema non sarebbero le sfere solari. Il problema, l'unico piccolo, piccolo problema, è che ci mettono un po' troppo tempo a caricarsi le piante. Per questo è un po' difficile per me. Ok. A parte che questi saranno i primi episodi, quindi non ci aspettiamo chissà che. Allora ragazzi, ho letto un po' in giro che sì, il gioco ha una fine. Per... Oddio, questo che fa? Saltasti. No, vabbè. Comunque ragazzi... Ci sono delle parti, tipo dopo il giorno c'è la notte, quindi ragazzi, allora, sono così, giorno, notte, una, c'è poi una piscina, giù, c'è una piscina e la nebbia, il tetto e poi... Fine, cioè ci sono questi. Spara semi congelanti che danneggiano e rallentano il nemico. Ok ragazzi, dai, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! No, aspetta, non gioco. Vabbè, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.